Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia, è tutto questo: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. C'è il detto popolare che dice che il sole bacia i belli. Domenica scorsa, a vedere il popò di belle ragazze sul palco del Carnevale di Cento, poteva andare in esaurimento. Ma noi non lo crediamo, anzi pensiamo che si sia ricaricato per il gran finale domenica 28 febbraio, giorno delle premiazioni dei carri allegorici e del temuto testamento di Tasi, maschera di Cento, ma nello stesso tempo molto atteso. Tante belle ragazze, perché domenica scorsa, alla quarta di Carnevale, il palco delle manifestazioni allegoriche centese è stato teatro delle selezioni del concorso di bellezza Miss Culetto Roberta, la famosa casa di biancheria intima del gruppo Pompea, che tra l'altro ha lanciato la nota showgirl Michelle Hunziker alla conoscenza del grande pubblico. La giuria, del difficile compito di scegliere il miglior lato B femminile di 25 ragazze partecipanti al concorso, guidata dal noto opinionista di costume e immagine Giovanni Ciacci, della trasmissione di Caterina Balivo Detto Fatto, composta tra gli altri dal sindaco di Cento Piero Lodi e dal presidente dell'ente territorio Fiere e Manifestazioni Filippo Parisini. Le ragazze hanno sfilato sul palco prima in un attillatissimo tubino nero che metteva in risalto in modo fascinoso la parte del corpo femminile oggetto di giudizio. Poi in una seconda sfilata in un provocante due pezzi che ha mandato letteralmente KO i maschietti presenti sulla piazza del Guercino, che hanno applaudito lungamente prima, durante e dopo la premiazione, che si è svolta con tanto pathos creato ad arte da Joe Squillo e da Patron Manservisi. Ma prima di avvicinarsi alla premiazione sentiamo alcuni saluti dalle dirette interessate al microfono di Marco Rabboni. Cosa si prova a salire sul palco del Carnevale di Cento? Ma sicuramente una grande emozione e vedremo come andrà. Bene, è la prima volta che partecipi a un concorso? No, ho partecipato a Miss Italia 2014 e è arrivato al finale. Grazie! Posso fare una domanda? Prego!
Cento! È la prima volta che sali sul palco del Carnevale di Cento? È la prima volta, bellissimo! Come dire, oggi c'è il sole anche, quindi per un concorso è molto bello! Poi, rullo di tamburi, la giuria, dopo una difficile stesura del verdetto, ha deciso di eleggere Miss Culetto Roberta del Carnevale di Cento la 17enne italo-brasiliana Giovanni Furletti, la quale, dopo le foto di rito, concede il suo bel sorriso al nostro microfono per un saluto. Di Giotto! E noi diamo appuntamento a domenica 28 febbraio per l'ultima di Carnevale con le premiazioni, le tanto attese premiazioni dei 5 carri allegorici in concorso e del tanto atteso, dopo 4 anni di allontanarsi dalla piazza del Guercino, del tettamento di Tasi, la maschera di Cento.